9:27, buongiorno e benvenuti al TG 2000 edizione Flash. Apriamo subito con la cronaca. Momenti di terrore nella tarda serata al quartiere di Scampia a Napoli, il cedimento di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste, insediamento popolare della zona, ha provocato 2 morti e 13 feriti, tra cui 7 bambini. Le vittime sono un uomo di 29 anni deceduto sul colpo e una donna di 35 morta al momento dell'arrivo in ospedale, 2 i feriti in gravi condizioni. Il crollo, verificatosi al terzo piano, ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. All'estero, Kamala Harris corre verso la candidatura alla Casa Bianca. Secondo i media, la vicepresidente può contare su oltre i 1976 delegati del quorum previsto per sfidare Trump. Non vedo l'ora di accettare formalmente la nomination, ha detto in una nota, aggiungendo di essere orgogliosa di essermi assicurata l'ampio sostegno necessario per diventare il candidato del nostro partito. E nel discorso di ieri ha elogiato Biden per i risultati raggiunti. E intanto proprio Joe Biden tornerà oggi alla Casa Bianca per la prima volta dopo l'annuncio del suo ritiro dalle presidenziali, lo si apprende dall'agenda ufficiale del Presidente degli Stati Uniti. Biden era in isolamento nella sua residenza personale a causa del Covid e lascerà la casa al mare nel Delaware in tarda mattinata per poi raggiungere la Casa Bianca alle 14:30 locali. E la direttrice dei servizi segreti americani, Kimberly Chichol, convocata in audizione dalla Commissione di Sicurezza della Camera sull'attentato all'ex presidente Donald Trump, ha ammesso che l'agenzia ha fallito nella sua missione di proteggere il candidato repubblicano alle elezioni di novembre. Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington e dovrebbe incontrare il presidente Biden giovedì, il giorno dopo l'intervento del premier israeliano al Congresso. L'incontro era inizialmente in programma per oggi. Netanyahu incontrerà anche la vicepresidente Kamala Harris. Le condizioni per liberare gli ostaggi a Gaza stanno maturando, ha detto il premier israeliano, incontrando a Washington le famiglie dei rapiti. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha approvato l'intesa tra 14 diverse fazioni palestinesi sull'istituzione di un governo di riconciliazione nazionale ad interim a Gaza nella fase successiva alla guerra. La Cina ha ospitato alti funzionari di Hamas e Fatah, fazioni rivali che competono per il potere a Gaza e in Cisgiordania. Ed è tornato regolare, torniamo in Italia, il traffico sul tratto aretino dell'autosole in carreggiata nord all'altezza del casello di Valdarno, dove un tamponamento nella corsia in direzione nord avvenuto ieri aveva provocato una coda di circa 10 chilometri. L'incidente ha coinvolto 3 auto e gli automobilisti rimasti sotto il sole cocente sono state distribuite bottigliette di acqua per potersi rifocillare. Cambio della guardia al vertice della protezione civile, commissario straordinario di Caivano Fabio Ciciliano si appresta a sostituire Fabrizio Curcio alla guida del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. La novità è stata comunicata ieri in Consiglio dei Ministri Danello Musumeci, titolare dell'apposito di Castello. La nomina arriverà con decreto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, critico il PD che parla di cambio immotivato. E 3 incendi di grosse proporzioni hanno bruciato i boschi e le campagne del nord della Sardegna, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, con l'ausilio della Protezione Civile, il supporto dei mezzi aerei, Canadair ed elicotteri, sono riusciti a domare le fiamme nei territori di Burgos, Bonorva e Bottidda. Soltanto nel weekend scorso sono stati più di 20 gli incendi in tutta l'isola. Ieri pomeriggio a Matera si sono svolti i funerali dei 2 vigili del fuoco, Nicola La Salata e Giuseppe Martino, morti mercoledì scorso nelle campagne di Nova Siri. Nel tentativo di soccorrere una famiglia hanno dato la vita per aiutare ognuno di noi a vivere una vita migliore, ha ricordato l'arcivescovo nell'omelia. Intensa attività dell'Etna, la forte attività stromboliana dal cratere Voragine dopo le 4 si è evoluta in fontana di lava, lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il modello previsionale di dispersione dell'eventuale nube vulcanica indica una direzione verso est.
significativo incremento del traffico aereo registrato dall'ENAC nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, aumento del più 12% del numero dei passeggeri e del 18% nel comparto cargo, con conseguente superamento dei volumi pre-Covid, ossia prima del 2019. Nel primo semestre 2024 sono stati 100.136.127 passeggeri che hanno usufruito dei servizi commerciali di linea charter transitati nei 45 aeroporti italiani. Lutto nel cinema. Ieri sera è giunta la notizia della scomparsa di Alto Puglisi, attore catanese noto per le collaborazioni con Pietro Germi, Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Lina Wertmüller, morto sabato scorso a Catania in seguito a delle complicazioni polmonari dovute al contagio da Covid all'età di 89 anni. Celebri le sue partecipazioni a Sedotta abbandonata di Pietro Germi e Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica. Olimpiadi, a 4 giorni dalla cerimonia di apertura, la torcia olimpica ha fatto ieri il giro delle Saône a sud di Parigi. La fiaccola è stata portata da decine di partecipanti, tra cui il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Da venerdì più di 10.500 atleti, rappresentanze dei 206 comitati olimpici nazionali, si sfideranno nei 16 giorni di gare, a 100 anni dall'ultima volta che la capitale francese ha ospitato i giochi, con più di 30.000 agenti di sicurezza in servizio. Ed è tutto per questa edizione, ma prima vi ricordo che questa edizione, come tutti i programmi di TV 2000, li potrete rivedere sull'app di TV 2000, Play 2000, scaricandola gratuitamente appunto su tutti gli app store. Allora grazie per averci seguito, adesso vi lasciamo alla diretta della Santa Messa. Grazie per averci seguito e a più tardi.